Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diretta via era smarrita. Benvenuti a questo incontro che riguarda la figura di Lucifero, Lucifero della Divina Commedia. E partiamo adesso con un piccolo frammento di circa 7 minuti relativo all'ultimo lavoro del regista Luis Nero, Il mistero di Dante. Questo ci darà poi lo spunto, grazie alla partecipazione degli ospiti che saranno presenti a questo tavolo, di fare degli approfondimenti a più voci, cercando di comprendere quali possono essere le diverse proposte interpretative legate alla figura proprio di Lucifero. Quindi il primo pezzo sarà legato al film, quindi un'opinione delle proposte che sono all'interno della nostra pellicola, dopodiché faremo questa carrellata a più voci di esperti, di protagonisti della cultura italiana che vi parleranno di questo aspetto, dell'aspetto di questo demone, diavolo, chiamiamolo così, Lucifero. E quando dicemmo agli angeli, prosternatevi davanti ad Adamo, tutti si prosternarono, eccetto Iblis, che rifiutò per orgoglio e fu tra i miscredenti. Lucifero è l'angelo ribelle che viene gettato sulla terra e la terra si ritrae addirittura al suo contatto, formando la voragine dell'inferno. Lucifero ha una sua grandezza e ha una sua immensa debolezza. La grandezza è questa ispirazione a voler essere come Dio, soltanto che questo attributo ce l'ha soltanto l'arcangelo Michele, che vuol dire appunto c'è come Dio, e Lucifero non è questo. Però se andiamo a guardare noi con pietà, è un incompiuto che non sarà mai quello che avrebbe voluto essere, e si deve accontentare di essere un portatore di luce, al contrario, rovesciato. Lucifero è un altro dei simboli forse più discussi e interessanti di tutta la commedia, perché a partire dal papà Satana Lette, in tutti gli incontri che avvengono con questo avversario ci viene mostrato all'inizio come qualche cosa di brutto e cattivo, forse anche di sicuramente qualche cosa di pericoloso, che adesso noi possiamo interpretare con le parole, diciamo, di adesso, come l'io, come la personalità che va smascherata. Dante e Virgilio, per superare Lucifero, devono aggrapparsi al suo elmo e poi imboccare il cunicolo che li porterà a rivedere le stelle. Però quando sono nel cunicolo si accorgono che Lucifero è capovolto. In realtà non è Lucifero che è capovolto, sono loro che si sono raddrizzati. E si sono raddrizzati sia come corpo, ma soprattutto come spirito. Quando noi fummo fatti tanto avanti, il mio maestro piacque mostrarmi la creatura che ebbe il bel sembiante. Dinanzi mi si tolse a ferrestarmi, ecco di te, dicendo, ed ecco il luogo ove conviene che di fortezza darmi. Io diventi allor gelato e fioco. Non dimandar, lettore, che io non lo scrivo, però con me parlare sarebbe poco. Io non morì e non rimasi vivo. Lucifero vuol dire angelo della luce, e c'è questa forma un pochettino paradossale, come può essere l'angelo della luce se si trova in inferno, proprio perché è la dimostrazione proprio di chi potenzialmente può essere qualche cosa di sublime, ma invece no, la sua cupidigia, la sua arroganza,
e un opposto lo tiene, la sua superba lo tiene legato invece nella parte più bassa. Quindi questo duplice aspetto di Lucifero può farci ricondurre a un'idea che lo stesso Lucifero non sia soltanto l'immagine del male o l'immagine dell'elemento terra preso nel punto più denso, ma qualcosa di letteralmente differente che può diventare la causa dell'inizio del processo della reintegrazione. La cosa più interessante di Lucifero è che è assimilabile a Prometeo. Prometeo è quello che ha rubato il fuoco degli dei, l'ha portato agli uomini. Lucifero è caduto, forse è disceso in un certo modo, lo vediamo scendere mentre, nel purgatorio mentre Dante sale. È qualche cosa, è il punto dove si traggono delle parti di tesi, al quale si arriva e nel quale avviene l'inversione, e quindi l'inversione delle luci e della percezione, il capovolgimento delle luci e l'inversione della nostra percezione. Lucifero, mi viene in mente Metatron, il volto di Dio. Lucifero, che poi nel Medioevo viene rappresentato in orrende fattezze, dimenticando che sta a somiglianza con il volto di Dio, orrende fattezze non poteva certamente averle. Lucifero è il portatore della luce dentro le tenebre. Lucifero merita un approfondimento e non mischiamo necessariamente con tutta quella paccottiglia oscena in cui ci imbattiamo ogni volta che ci occupiamo di rapporto tra religione e storia. Lucifero viene superato come il punto più oscuro del viaggio nel gabinetto di riflessione. Nel gabinetto di riflessione avviene il vitrio, cioè l'iniziando, il recipendario, si mette a confronto con se stesso, cerca di arrivare al nucleo più profondo di se stesso, nucleo delle proprie passioni, nucleo dei propri difetti, a un nucleo di Satana Lucifero che ha dentro di sé. È evidente che nel momento in cui si viene a confronto con questa esperienza terribile, drammatica, che è il nucleo più oscuro di se stessi, nel momento in cui si supera, ci si libera da questo peso enorme. Alla fine Lucifero è la pietra occulta che nasconde la vera medicina, che è effettivamente la rivoluzione di noi stessi, che avviene attraverso, passando poi, diciamo in modo conclusivo, passando attraverso il natural burello che diventa un canale del parto attraverso cui riusciremo veramente a vedere le stelle che poi nell'alchimia sono anche un'indicazione di un passaggio avvenuto e quindi di una fase alchemica che viene conclusa. Poi si ritrassero tutte quante insieme, forte piangendo la riva malvagia, cantente ciascun uomo che Dio non teme, è un demonio con occhi di bragia, loro accennando tutte le raccoglie, batte con l'oremo qualunque s'adagia. Invitiamo qui i nostri ospiti, Roberto Carelli, teologo, prego. Khaled Fuad Allam, sociologo, giornalista politico, ricercatore universitario della Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Ecco, Roberto Carelli, io ho sinteticamente definito teologo, però del piacere di una propria presentazione un po' più articolata, quando daremo poi la parola magari ci presenteremo tutti quanti con i giusti titoli. Invitiamo ovviamente il regista Luis Nero, che ha avuto il coraggio di proporre un tema così affascinante e così discusso, così anche in un modo molto molto particolare. E poi la Aurora Di Stefano, scrittrice, saggista e grande appassionata anche di discipline ermetiche. Prego. Bene, vedo un pubblico attento e numeroso. Cosa possiamo dire per iniziare? Allora, abbiamo visto che siamo partiti da questa immagine, da alcune immagini tratte dal film Il mistero di Dante di Luis Nero, e diciamo subito, senza poi rubare le notizie direttamente alla regista, ma tanto per introdurre l'argomento, diciamo che si tratta di un film
che vorrei approfondire uno dei quattro livelli con i quali si può affrontare il discorso della Divina Commedia, il quarto livello. Quindi oltre al livello letterario, a un livello allegorico, a un livello simbolico, etico, possiamo approfondire e andare ad indagare un quarto livello, che è il livello anagogico o esoterico. Quindi questo è un termine molto complesso che può essere anche mal interpretato, però credo che il regista, poi lo confermerà lui, abbia voluto proporre una nuova lettura della Divina Commedia, cercando di scoprire cosa possa aver scritto Dante, cosa possa aver voluto dire sotto l'ovelame dei diversi strati, cioè sotto questo aspetto un po' ambiguo di certe terzine, dove si possono nascondere dei concetti che sono realmente complicati. Io adesso andrei per ordine, quindi darei la parola prima al teologo Roberto Carelli per fare una piccola introduzione su quello che può essere l'atteggiamento teologico rivolto alla figura, in particolare alla figura di Lucifero, poi dopo da sinistra, dalla vostra destra verso sinistra, sentiremo tutte le voci dei nostri relatori, poi cercheremo di confrontarci anche su degli aspetti meno noti proprio di questa figura. Grazie, prego Dora. Buonasera a tutti, bentrovati. Mi chiedevo di dire una parola in più su di me. Certo. La teologia è molto vasta, io in particolare approfondisco i temi dell'antropologia teologica. E dentro l'antropologia ci sono tutte le figure anche proprio creaturali. Il disegno di Dio che comporta proprio il cosmo, l'uomo, e poi queste figure preternaturali che sono gli angeli e i demoni. E lì si colloca appunto quella branca che si chiama demonologia, che ha tutto il suo interesse, il suo fascino oscuro. Quello mi ha colpito molto, perché così possono essere cose abbastanza interessanti da condividere. La prima scena che abbiamo visto nel film, dove si vede forse la più penetrante interpretazione di come mai Lucifero, che in prospettiva cattolica è assimilabile alla figura globale di Satana, e come mai si è ribellato. Il motivo della ribellione è il non essersi inchinato, diceva così, nella prima figura che abbiamo visto nel film, di non essersi inchinato ad Adamo. Come dire, noi siamo figure più alte. Perché l'incarnazione? Perché Dio ha posto la sua incarnazione nella figura di un uomo e non in un angelo? E si riferiva proprio a questa immagine, a questa interpretazione. Tutti si inchinano tranne lui. E da lì quella figura che Lucifero, come figura dell'orgoglio, quella figura dell'invidia, quella figura dell'odio nei confronti di Dio, quella figura arrabbiata e dolente, quella figura perduta e perdente. Nel film si diceva appunto che ha una sua grandezza e una sua debolezza, perché non ha saputo riconoscere la bellezza di quello che Dio ha fatto, cioè che è tipica dell'amore. E cioè una sintesi di ricchezza e di umiltà. Per cui Dio pone tutta la ricchezza del suo disegno nell'umiltà dell'uomo, della sua creatura più debole. E all'interno dell'uomo una piccola ancella del Signore che è Maria. Se il demonio, così la fenomenologia del demonio, così come la si vede nella Chiesa, e come la si sperimenta nella Chiesa, anche in quel confronto, scontro più avanzato, che la lotta tra Cristo e Satana, che si vede negli esorcismi, il demonio non può sopportare la Madonna, perché di tutte le creature è la più alta, ed è la più alta però esattamente perché è la più umile. Questa è la cosa insopportabile per il demonio. C'è un padre antico che diceva proprio così.
il demonio non sopporta almeno queste due cose, un atto di obbedienza e un atto di umiltà, perché è disobbedienza allo stato puro e orgoglio allo stato puro. L'approfondimento di questo sta nel fatto che quando poi la scrittura, prima lettera di Giovanni, anche seconda lettera di Giovanni, dicono andiamo a vedere che cos'è l'anticristo, come lo smaschi l'anticristo, come te ne rendi conto. L'affermazione è questa: l'anticristo è chi nega Dio nella carne, vedi? È l'incarnazione che non ha potuto sopportare. Secondo, nell'altra lettera dice chi nega il padre e il figlio, cioè i legami d'amore che comportano la corporeità. E da lì si può andare a vedere come si comporta il demonio. Per esempio, l'astrazione, la cultura moderna è una cosa bellissima, ma c'è un tarlo, l'astrazione. Pensare all'uomo come il soggetto allo stato puro, la coscienza, l'autocoscienza. A partire da Cartesio ci sono immaginati un uomo puntiforme che prova la sua realtà semplicemente nel cogito, emarginando quindi tutta la sua componente cosmica, sessuale, corporea, eccetera. Disastro. Questa è una firma di Satana nella prospettiva cattolica, perché il demonio è chi nega il corpo e chi nega i legami familiari. Tanto è vero che il verbo non è che si incarna in astratto, non fa una proiezione in se stesso tipo film, non appare nella forma di una creatura non creatura superdotata, ma appare come il figlio di Maria nella cornice della famiglia di Nazareth, nello spazio di un matrimonio santo che è quello fra Giuseppe e Maria. Pare proprio lì, nell'umiltà della carne. Il demonio, come anticristo, non sopporterà questo. Non voglio fare lungo perché ci siamo in tanti, il tempo stringe, però vorrei dirvi questa cosa, è una coincidenza abbastanza interessante, che proprio oggi, 12 maggio, la Chiesa, nella sua liturgia delle ore, nell'ufficio delle letture, legge proprio Apocalisse 12, dove si parla proprio della figura della bestia, di Satana, dell'anticristo, e c'è anche il famoso numero che viene raccolto anche dall'interpretazione cabalistica, allegorica, eccetera, che ha dato poi la stura a tutte anche le forme gnostiche, esoteriche, eccetera, dove il numero è 666. Ed è interessante perché di interpretazioni ce ne sono tantissime. C'è quella più cabalistica che vede, che non è di facile decifrazione, perché collega numeri con parole, per cui al numero, come dice il testo stesso di Apocalisse, corrisponde ai nomi, e il nome sarebbe quello di Cesare Nerone, con qualche variante, per esempio 616, e in un altro testo, in un altro codice, che verrebbe fuori Cesare Dio, quindi Lucifero come il principe di questo mondo, come la figura legata al tema del potere, del sesso e dei soldi. Notate che invece l'amore in prospettiva cristiana ha i suoi punti di eccellenza, i suoi punti costitutivi, che i consacrati e le consacrate vivono come voto, esattamente nel suo contrario, cioè l'amore è povero, l'amore è intrinsecamente casto, l'amore è intrinsecamente obbediente. Quindi c'è quell'interpretazione. Un'altra interpretazione più così visiva è proprio quella di vedere 666 come il capovolgimento di 999, che, 999 che sarebbe, quindi la forma del capovolgimento del disegno di Dio. Però tra l'interpretazione, quella che io preferisco, è quella che vede, e da lì anche la difficoltà, la pericolosità di Lucifero. Il nome lo diremo così in prospettiva cattolica, e cioè, essendo un portatore di luce, come dice il nome, se ne intende della luce, e quindi non metterà mai davanti il male allo stato puro, ma metterà sempre qualcosa di bene. E poi lo capovolge. Nella scrittura viene fuori appunto l'opera di Satana, funziona sempre in questi due modi: è menzognero e omicida. Ma perché a buon gioco? A buon gioco esattamente perché se ne intende di come sarebbe il bene, essendo stato un angelo splendido.
E quindi ecco un pochino questo. La tribolazione più bella è quella che vede una trinità imperfetta. E cioè, popolarmente si dice il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Cioè non è Dio, è radicalmente imperfetto. È una creatura che è radicalmente imperfetto e ha perduto la possibilità di partecipare alla perfezione di Dio eternamente. E neanche la vuole. L'ha respinta radicalmente una volta per tutte. L'inferno è preparato, dice Matteo 25, non è preparato per gli uomini, l'inferno è preparato per Satana e i suoi figli, perché i demoni poi sono molti, c'è tutta una gerarchia anche dei demoni. E quindi quel 666 rappresenta la forma di imperfezione massima, perché la perfezione sarebbe la trinità del 7, cioè 777. Cosa vuol dire? Concludo proprio con questo. Cosa vuol dire dal punto di vista antropologico? Vuol dire questo: la grande difficoltà a smascherare Satana, la grande difficoltà a non lasciarsi prendere da Satana, perché sa scimmiottare Dio molto bene. Bene, Khaled Fouad Allam, sociologo, giornalista, inoltre è docente di islamistica all'Università di Urbino. Quindi a un islamista cosa potremmo chiedere? Potremmo chiedere per esempio quale possa essere stato l'ispirazione di Dante. Abbiamo un grande filosofo, poeta, Ibn Arabi, dove esiste quindi una matrice islamica che può essere stata anche ispiratrice dell'opera di Dante. Vogliamo parlare magari di questo aspetto? No, perché ho preparato un'altra cosa, ma comunque... già negli anni 30 ci fu un grande islamologo spagnolo, Asim Palacios, che fece un'opera monumentale su le origini, diciamo così, islamiche della Divina Commedia, libro molto contestato ovviamente dai specialisti di Dante, che ovviamente rifutavano ovviamente una forma di contaminazione fra il fatto che Dante ebbe conoscenza il famoso libro della Scala, e che in un certo senso è un calco un po' per certi versi della struttura anche metaforica del rapporto paradiso-inferno in Dante. Ma sono superate un po' queste tematiche, perché è evidente che chi studia il Medioevo, i grandi specialisti medievisti, da Logoff in Italia, Franco Gardini eccetera, so benissimo che il Medioevo non è così un secolo oscuro, ma anzi un secolo nel quale probabilmente molto più che adesso ci furono delle contaminazioni fra le culture, ed è evidente che se la cultura della Grecia antica ha penetrato il mondo islamico, è evidente che la cultura islamica ha penetrato anche il mondo cristiano e viceversa. Dunque c'è un'influenza indirettamente, quello vogliamo o no, però evidentemente non si può affermare che l'opera di Dante non sarebbe mai stato se non fosse Dante a conoscenza di ciò che era alcuni elementi della cultura e della teologia islamica. Qualche libri ovviamente circolavano all'interno di questo piccolo mare che è il Mediterraneo. Ma in realtà io volevo parlare di un'altra cosa. Io non sono un teologo, mi occupo direttamente di teologia islamica perché studio l'Islam contemporaneo sotto tutte le sue forme, dalla culturazione al terrorismo di matrice islamica, ma proprio indirettamente sto ultimando attualmente un libro sulla Siria, si chiamerà L'Enigma Siriano, che uscirà dalla Massilio, che è un libro a cui rendo omaggio al mio amico che purtroppo è nelle prigioni del radicalismo islamico attualmente in Siria, un gesuita che si chiama Paolo Dall'Oglio, di cui pubblicò più di 20 anni fa il suo primo libro, che si chiama La speranza dell'Islam. Ma qual è il rapporto fra la nostra tematica e la questione siriana? Chi affronta ad esempio la questione della Siria o anche dell'Iraq non può che confrontarsi sulla grande questione delle minoranze religiose. E guardate a caso che in questo piccolo angolo del mondo, fra la Turchia, l'attuale Iraq e l'attuale Siria, è esistito e esiste ancora un gruppo di circa, non abbiamo statistiche reali, 70.000 persone
che si rifanno all'Islam, ma non solo, ma che sono stati sempre combattuti dalle diverse forme dell'Islam, dello sciismo e dello sunnismo ortodosso, che ha un nome particolare, che si chiamano gli Yezidi, ma questi Yezidi hanno un altro nome e si chiamano, nel linguaggio delle minoranze religiose, la setta degli adoratori del diavolo. E questa setta degli adoratori del diavolo, che si trovano sparsi in questo piccolo angolo del mondo, è il prodotto di una nostra condizione in umanità, la formulazione della loro identità religiosa, che pesca un po' dappertutto, e tornerò su questo, è il prodotto di una questione centrale, ecco, della nostra condizione in umanità, che è la questione del male e del rapporto fra il male e il bene. E come in un certo senso questi due paradigmi, male e bene, nei sistemi religiosi, anche all'interno del mondo islamico, possono essere capovolti. E così, ad esempio, nel nostro caso, ecco, della setta degli adoratori del diavolo, ecco, il male, la sua configurazione, la sua formulazione, è il prodotto di un momento particolare della storia dell'Islam, ma poi questo momento particolare della storia dell'Islam, in un certo senso, diventa la pietra centrale con il quale definiscono la loro visione, la loro posizione col mondo e con i due paradigmi male e bene, e come il male in un certo senso trova il suo superamento attraverso le forme stesse che il male riveste dal punto di vista culturale, linguistiche, eccetera. Interessante che anche lì la genealogia degli Yezidite è di matrice curda, probabilmente. I primi testi sono ritrovati nel VI secolo, e il più grande studioso, ecco, della setta degli adorati del diavolo è un orientalista italiano che si chiama Marcello Guidi, che è il primo a tradurre questi testi, e sono due testi, il libro della rivelazione e il libro nero. Ecco. Cosa possiamo, per andare velocemente, andare a verificare, ecco, come questa setta si definisce come adoratore del diavolo, e in un certo senso cosa rappresenta il diavolo? Prima di tutto, la cosa interessante è il rapporto fra Adamo ed Eva, cioè loro affermano che discendono soltanto di Adamo, cioè il loro seme fu depositato in una giara per 9 mesi. Ecco, e da questo seme depositato in questa giara sarebbe nato, ecco, la setta degli Yezidi. Ecco, mentre Eva ha depositato anche un seme, ma questo seme non riuscirà soltanto che a produrre dei verbi. Vedete già una contrapposizione molto forte che gli Yezidi rappresentano nell'immagine, nella metafora del rapporto fra maschio e femmine. L'altra cosa importante è che, paradossalmente, gli Yezidi si rifanno ovviamente al monoteismo, e questo lo prendono ovviamente dall'Islam, dal mondo del teismo islamico, ma in questo momento aggiungono, ecco, alla figura di Dio altre 7 figure che chiamano loro angeli pavoni, e questi angeli pavoni sono metà divini e metà demoni. Ecco. Perché questo? Questi angeli pavoni, che sono metà divini e metà uomini, sono da mettere in relazione con ciò che è successo all'interno della storia dell'Islam, che in un certo senso ha creato una specie di divorzio, dove alcuni definiscono il bene e altri definiscono il male. E la rottura che viene fatta durante la battaglia di Kerbala, dove uno dei figli del cugino del profeta viene ammazzato, la famosa battaglia di Kerbala, Hussein, che un famoso teatro sacro, teatro della passione per i sciiti, e il comandante che sgozzerà, ecco, questa figura direi profetica, perché discende dal profeta Muhammad, essendo il figlio del cugino di Ali, nella religiosità degli Yezidi prende un certo nome, Yazidi, di qui il nome Yezidi, e diventerà
in un certo senso il primo angelo dei sette angeli che rincarnano la formula, ecco, e la metapsicosi in un certo senso, ecco, del rapporto fra, in un certo senso, trasformazione, incarnazione della figura di questo califo che ammazza un discendente del profeta, che poi nella metapsicosi, ecco, della setta degli adoratori del diavolo, diventa questo angelo, angelo pavone. Ovviamente tutto questo fa sì che c'è una formazione non soltanto scritturale di questo, ma ci sono dei riti. E spesso l'Islam ortodosso sunnita ha accusato e accusa ancora, c'è una serie di fatwa a non più finire, accusa questa setta degli adoratori del diavolo di avere delle pratiche orgiastiche, sessuali, eccetera, che in un certo senso mettono il male come paradigma fondatore, ecco, di una trasformazione che la stessa dottrina degli adoratori del diavolo dovrà trasformare. Allora le chiamano proprio adoratori del diavolo perché c'è un culto molto segreto e molto particolare, ecco, di fronte a questo angelo, a questo primo dei settimi angeli, pavone. L'altra cosa importante è da prendere in considerazione che ovviamente, se guardate una carta geografica, ecco, cosa era l'antica Mesopotamia, la Siria, eccetera, un luogo di enorme contaminazione. Ed è evidente che in questa riformulazione religiosa penetrano ovviamente elementi del giudaismo, dell'islam, del cristianesimo, del paganesimo e di varie dottrine legate, ad esempio, al Dio Pavone, ecco, il Taos della Grecia antica. Tutto questo si mescola e fa sì che in un certo senso si assiste in un certo senso alla messa in atto del ruolo del male, del fuoco anche come simbolo distruttivo del male, ma in un certo senso non è il male in sé, la pratica rituale, ecco, che fanno gli esili nel loro libro dei segreti, nel loro libro nero, in un certo senso ha una funzione primordiale, e finisco su questo, che è quello in un certo senso di esorcizzare il male affinché il male si riconcilia con il bene. È interessante tutto questo perché attraverso una drammaticità della nostra condizione umana di fronte al male, sotto tutte le sue forme, tutti i suoi aspetti culturali, ecco, una formulazione molto particolare religiosa riesce attraverso dei processi di contaminazione a creare qualcosa ovviamente molto combattuto dalla dottrina ortodossa dell'Islam, ma che rimane in un certo senso autonomo, anche se un piccolo numero di 70-75 mila persone che per oggi praticano, ecco, attraverso l'adorazione di questi angeli pavone, una loro religiosità e una loro identità. Altra cosa interessante, come ci l'ho detto o no, è che non si può diventare, ecco, membro della setta degli adorati del diavolo, perché il paradigma iniziale che fa sì che nascono soltanto da Adamo fa sì che loro evolvono soltanto nel sistema della nascita, si nasce ma non si diventa. Grazie. Abbiamo affrontato il problema da un punto di vista della teologia cattolica, alcuni aspetti della teologia islamica, molto interessante anche questa ultima parte che riguarda come fosse un aspetto catartico del male che si può fondere nel bene. Adesso vediamo di inquadrare la situazione storica, la situazione, che idea poteva avere Dante quando descrive il proprio percorso all'interno della Divina Commedia. Dunque siamo alla fine del 200, non nei primi del 300, e noi sappiamo che Dante ci dà una visione della terra, del mondo, come una visione rotonda, una visione sferica. Quindi non è ancora stata scoperta l'America, però prendendo spunto da delle filosofie, da Eratostene, da altri greci, lui ha una visione del mondo. Alcuni parlano addirittura che conoscesse, dicono che conoscesse la precessione degli equinozi. Quindi siamo veramente a una concezione astronomica molto elevata. Ma che cosa vede lui Dante? Come ce la descrive questa terra? Lui vede la città di Gerusalemme, sotto la quale si spinge una sorta di cono che pare che abbia un angolo anche particolare, che sotto certe teorie
può essere riconducibile a quello della precessione equinoziale, però su questo non vorrei entrare proprio nell'argomento, perché parlare, dare degli spunti, un conto di mostrare le cose è tutt'altra cosa, questione. Questo triangolo, questa specie di cono, ha il proprio vertice al centro della Terra. Dall'altra parte si è creata ovviamente una montagna, che è la montagna del Purgatorio, che cresce agli antipodi, quindi di Gerusalemme. Ma questa raffigurazione così particolare trova delle metafore che poi non si sposano con le nozioni di geologia che tutti quanti abbiamo, addirittura creando dei paradossi. Cioè, noi vediamo la figura di Lucifero che è nel Cocito, quindi in questo lago che si è formato dal fiume Cocito, un lago gelido, dove dice è talmente freddo, è talmente tutto immobile, tutto in moto, che egli stesso rimane quasi imprigionato in questo blocco di ghiaccio, di freddo glaciale, che potrebbe essere riconducibile quasi allo zero assoluto dei chimici. Perché questo? Perché tutto è in moto nel punto più profondo. C'è soltanto Lucifero che sbatte le ali, cerca di creare, però sbattendo le ali crea delle correnti di aria ancora più fredde che aumentano questa sorta di glaciazione, no? Dice, ma perché c'è questo? Ma perché dall'altra parte noi abbiamo l'amor che muove il sole e le altre stelle, e qui l'amore non c'è, qui al centro della Terra, dove poi noi sappiamo che dalla geologia sappiamo che ci sono delle temperature elevatissime, dove abbiamo uno zoccolo di ferro, nickel, fusi, quindi non possiamo pensare che Dante volesse parlarci di una metafora concreta raccontando quello che avviene a livello geologico, ma la metafora invece è diversa. Ci dice, se da un lato c'è l'amore che muove sulle altre stelle, quindi l'amore, la luce, l'energia che viene trasmessa e che come fosse è la causa del movimento degli astri e di tutto quello che si sposta nell'universo, quindi la vita, all'interno della Terra noi abbiamo l'assenza totale di amore e quindi l'immobilità più fredda nella glaciazione. Poi vedremo poi anche gli altri autori, ovviamente Aurora di Stefano ci parlerà anche della figura di Lucifero, credo da un punto di vista simbolico, alchemico, questo è molto importante. E quindi immaginiamo qualcosa di diverso da quello che normalmente può apparire. Adesso diamo la parola ad Aurora di Stefano, che ci dirà qualcosa proprio sugli aspetti simbolici della Divina Commedia. Prego. Grazie a tutti e grazie della bellissima introduzione. Mi aggancio direttamente a quello che è stato detto prima di me, cominciando a parlare proprio dell'amore, perché in realtà il Satan o Lucifero lo possiamo vedere sotto tanti punti di vista. Uno sicuramente è quello di affrontarlo nella sua veste di controfaccia, diciamo, dell'amore, ma non perché, non, secondo me, almeno o da un punto di vista simbolico, non ci sia, perché in realtà esprime forse la più grande forma di amore, che è quella di Dio che manifesta la creatura. Perché questo cono, scusate la schiettezza forse, tutto sommato somiglia a un utero nel quale scende la scintilla divina. È veramente un seme che si ficca nella terra e, come sappiamo dalla mitologia del Prometeo, rimane però attaccato a questa terra, non riesce più a vedere la luce stessa che porta dentro se stesso. E questo è un po' il problema sostanziale dell'uomo. Perché normalmente pensiamo che la luce sia esterna a noi e quindi andiamo a cercare sempre qualcuno e qualche cosa che faccia da mediatore, mentre il percorso che per esempio Dante ci fa fare all'interno della Commedia ci conduce proprio a trovare questa luce all'interno di noi. E questa figura che è chiusa nel profondo della terra, nella Commedia è Dite, e l'origine del nome è dal latino dis, che esattamente come Plutone, vuol dire ricco, per cui in realtà anche la figura di Pluto nella Commedia stessa assume un'altra caratterizzazione sotto questo aspetto.
quello che succede quindi che andiamo a trovare, facendo un percorso all'interno dei canti della commedia, la ricchezza rinchiusa all'interno della terra, in altri termini la pietra del profondo. Pietra con la quale, se vogliamo tornare un attimo alla iconografia di Lucifero, che si dice che avesse la fronte ricoperta di smeraldi, con uno smeraldo della fronte di Lucifero pare che sia stato fatto il Graal. Qualcuno lo dice questo. Questo che cosa significa? Che ci riporta ancora una volta, il Graal è un elemento mitologico tutto sommato, che andiamo a trovare dentro noi stessi e colleghiamolo direttamente con il fatto del capovolgere questa figura che ci conduce all'immagine dell'appeso nei tarocchi, perché questa figura dell'appeso va a formare una croce che si pone sopra un triangolo, che possiamo mettere sopra un cerchio, che possiamo mettere nell'ultimo canto dell'inferno in paragone con il punto che viene raggiunto da Dante e da Virgilio, che è quello del tenere i piedi in sud piccio la sfera che l'altra faccia fa della giudecca. Per cui andiamo a creare una immagine, tornando all'immagine della croce che sta al di sopra di una sfera, la croce in questo caso è l'uomo, che contiamo almeno 5 sulla croce, andiamo a creare l'immagine del Sacro Cuore, che altro non è ancora una volta che il Graal. E allora a questo punto possiamo pensare alla faccenda dell'amore in un certo senso, perché il demone, il Satana, lo possiamo vedere come l'avversario, in questo caso però da un punto di vista ebraico ha anche la funzione di giudice. In quanto a giudice, o come minimo la figura di ordinatore delle forme all'interno dell'inferno, viene attribuita a Minos, che troviamo nel quinto canto dell'inferno per la prima volta, laddove sono proprio Paolo e Francesca. Quindi stiamo parlando dell'influenza di Venere, quindi dell'influenza dell'amore, che secondo l'astrologia Venere rappresenta il modo di scambiarsi l'amore. Amore che viene raffinato soltanto nell'ottavo canto del Paradiso. Sotto questo punto di vista ancora va fatta un'analisi di quello che sto cercando, diciamo, di condividere, che è il portare questa cosa dentro se stessi, ma portarla al di fuori dell'ego, che vorrebbe diciamo, legarla soltanto alle nostre pulsioni più basse, quelle istintuali, quelle che ci fanno chiaramente propendere per il accoppiarsi e procreare, e che quindi dobbiamo andare a volgere, come avverrà poi nel passaggio attraverso Lucifero, invece verso l'alto. Per cui, come in tutta la commedia, c'è un costante gioco, viene anche raccontato, tra Narciso che si innamora dell'immagine riflessa, c'è un riferimento a Narciso che si innamora dell'immagine riflessa, ma questo percorso va in tutti e due i sensi, ovvero è Dio che si innamora della sua creatura, la creatura deve rinnamorarsi di Dio se si vuole innalzare, altrimenti perde la spinta che ci viene data proprio dal trovare Lucifero in questa ghiaccia, dove tutto quanto quello che è stato manifestato prima viene fissato, perché in realtà a livello alchemico si può interpretare anche in questo senso, quindi come una fissazione che dopodiché ci dovrà portare nelle fasi alchemiche, diciamo, le possiamo sintetizzare sempre in un solvere e coagulare, ci dovrà portare in realtà a trasformare sostanzialmente sempre noi stessi. Non so se ho ancora tempo, penso di no, per cui mi fermerei qua. Parlando del film, voi avrete visto sicuramente un termine strano che non tutti conoscono, che è quello di vitriol. Bene, vitriol è un acronimo e significa visita interiora terre, rectificandoque invenies occultum labilem, cioè visita l'interno della terra. E poi c'è questo termine curioso che si sposa benissimo nell'interpretazione che Dante dà nella Divina Commedia, ammesso poi che consapevolmente volesse
proporre questo tipo di concetto, questo rettificare, troverai la pietra occulta. Quindi se parliamo di una metafora legata alla Divina Commedia, poi è stato accennato anche prima da Aurora, quindi possiamo interpretare l'intero percorso iniziatico di Dante come un percorso nella propria interiorità, quindi un viaggio dentro se stessi. Come possiamo far sposare questo viaggio con l'acronimo? Beh, in questo caso il protagonista Dante e Virgilio, ma parliamo di Dante, entra nella Terra e raggiunge il centro della Terra, quindi visita interiora Terra, cioè fisicamente lui viene proiettato al centro della Terra. E poi questo termine rectificando, che viene generalmente tradotto con perfezionando, ha un altro significato, che è quello di ribaltarsi, girarsi, voltarsi, e questo è quello che avviene quando proprio lui si arrampica sul pelame sul velo di Lucifero e si ritrova capovolto. Cioè in realtà lui non è che si capovolga, lui si raddrizza, perché ha fatto il viaggio che ha fatto Lucifero quando è precipitato all'interno della Terra, quindi si è trovato capovolto prima, e lui raggiunge quindi il centro della Terra e compie questo ribaltamento, quindi come se avesse raggiunto proprio il punto centrale più profondo della propria coscienza, avendolo osservato riesce a compiere l'alchimia. Ma quando noi parliamo di un linguaggio, di un significato anagogico, di un significato esoterico, ci riferiamo anche a dei dati di fatto che sono comunque reali. Cioè se questo momento, questa metafora di Lucifero, se questo punto profondo della Terra diventa un Atanor, quindi diventa un luogo magico, un luogo alchemico dove può avvenire una trasformazione dell'essere in grado addirittura di ribaltarlo, quindi di permettergli, poi si potrà fare anche un piccolo discorso legato all'ognosticismo con la caduta adamitica e la reintegrazione successiva, ma questa è una cosa ancora diversa. Ma che cos'è che può darci l'idea della rettificazione, soprattutto del percorso alchemico? Bene, Dante ci dice che Lucifero ha una testa con tre volti. Questi tre volti sono uno bianco, uno nero e un rosso. Ora, il nero, il bianco e il rosso non sono altro che tre processi dell'alchimia, l'anigredo, l'albedo e l'aurvedo. Quindi sono, chi vuole poi andare a sviscerare meglio, ad approfondire questo aspetto, sono i tre momenti che permettono proprio il processo di putrefazione e di purificazione, quindi di fusione, tipici dell'alchimia. Quindi è chiaro che diventa molto difficile fare delle affermazioni a questo livello, però è anche importante, e questo poi voglio sottolineare la delicatezza del regista, poi al quale adesso diamo subito la parola, che in punta di pennello ha voluto fare delle proposte senza imporre delle spiegazioni. Le proposte ci sono, poi ognuno potrà verificare con i propri studi, la propria serietà e il proprio interesse, quali possono essere le spiegazioni migliori. Quindi a questo punto diamo adesso la parola al regista e ci dirà, per esempio, ma come gli è venuta in mente un'idea del genere? Un film su Dante. Vista l'ora tarda possiamo andare, grazie. Allora, si racconta che quando le persone che andavano a trovare Diana nel proprio tempio, quando entravano erano piangenti e quando uscivano erano sorridenti. Ancora adesso nei tempi tibetani e indù ci sono dei guardiani all'ingresso. Questi guardiani all'uomo non coraggioso, all'uomo non attento, sembrano dei mostri da lontano e hanno proprio questa funzione, di tenere lontano le persone. Con una mano gli dicono non entrate perché è pericoloso entrare, se tu stai attento vedrai che l'altra mano fa il segno di venire dentro. Questo tecnicamente nel cinema, che sicuramente non l'ha inventata questa figura, è il guardiano della soglia. E questo è l'aspetto di Lucifero. Non è buono, non è cattivo, è tutte e due contemporaneamente. Bisogna vedere se
vediamo in lui la parte negativa o riusciamo a superare la prima apparenza. Nel film si parla di Lucifero come Prometeo. Se voi state attenti, le caratteristiche che vengono attribuite a Lucifero li troviamo in personaggi precedenti, Vulcano, Efesto, lo stesso Ermete ha le stesse caratteristiche di Lucifero. E cosa significano questi personaggi prima dell'intervento dell'interpretazione, in questo caso cattolica? Sono il collegamento tra Dio e l'uomo. Un altro aspetto di Lucifero molto importante lo dobbiamo andare a prendere nella filosofia indù. Ci sono due figure principali all'interno della filosofia indù. Uno è Vishnu, l'uomo blu, che conoscete, e l'altro è Shiva. Allora, hanno due caratteristiche particolari. Uno è il conservatore e l'altro, prima uso il termine improprio col quale si chiama, e poi è il distruttore. Questo è improprio come termine, proprio un errore. In realtà queste due figure, uno è il conservatore e l'altro è il trasformatore, sono due aspetti della stessa cosa. E forse a livello letterario, filosofico, la prima volta che vediamo Lucifero lo vediamo proprio in Shiva. Le fattezze di Shiva ricorrono poi il Lucifero che noi conosciamo, il diavolo che è entrato nell'iconografia, questo personaggio. Ma sono due aspetti della stessa cosa. Noi soltanto tramite il lavoro che fa Shiva, che è distruggere le nostre convinzioni, trasformare i nostri peccati, migliorarci, aprirci al mondo, soltanto tramite Shiva noi possiamo poi arrivare all'altro aspetto di Shiva rappresentato da Vishnu e poi arrivare a Brahma. Sta qua il discorso, cioè la stessa Maya, lo stesso induismo usa un altro aspetto. Tu puoi superare Maya, che è l'apparenza della realtà, soltanto tramite Maya, non puoi prescindere da Maya. Quindi questo aspetto di scavare dentro noi stessi, come diceva giustamente Giancarlo, questo aspetto di trovare l'uomo, l'essere umano, trovare dentro di noi la scintilla divina, è proprio rappresentato da questo personaggio di Lucifero. E sull'interpretazione letterale del portatore di luce ognuno trova la sua. Dante non avrebbe usato assolutamente il personaggio di Lucifero puramente per rappresentare un aspetto negativo. Tutto il percorso iniziatico scritto da Dante non può vedere il male, è soltanto un discorso di superare i veli uno dopo l'altro. È importante mettersi in una prospettiva che non guarda dal basso verso l'alto, ma dall'alto verso il basso. Quando noi vediamo dal basso verso l'alto, vediamo la divisione bene o male. Quando ci cambiamo prospettiva, facciamo rivolgimento, non esiste più questa distinzione. Tutte e due sono un aspetto della stessa identica cosa. Quindi Lucifero deve essere usato per superare alcuni veli, sono dei passaggi questi che devono avvenire. E quindi quello che io faccio sempre, un esempio, quando facciamo gli incontri con le scuole all'inizio, quando noi abbiamo un ostacolo, questo ostacolo lo vediamo come qualcosa di fastidioso, qualcosa di malefico, qualcosa di cattivo. Dopo tanti anni che abbiamo superato questo evento traumatico, iniziamo a rivalutare altri aspetti di questo ostacolo e riusciamo a vedere in questo ostacolo qualcosa invece che ci ha aiutati. Quindi, cosa significa Lucifero? Lucifero è un monito per tutti noi a capire che ogni ostacolo in realtà è un aiuto dal cielo. Quindi dobbiamo usare quello che ci capita per migliorarci di continuo. E quindi uno dei tanti aspetti che fra il simbolico e la ricerca effettiva rappresentata da Lucifero è proprio questo. E Dante, quando parlava di simboli, non si limitava a raccontarci che quel personaggio vuole questo, quel personaggio rappresenta quell'altra cosa, la stella rappresenta questo, l'altro, beh, magari fosse quella la parte esoterica, sarebbe troppo facile, basterebbe studiare per 20 anni di seguito bene il simbolismo e sei diventato un iniziato. Niente di più sbagliato. L'aspetto simbolico dell'opera di Dante è ancora un aspetto esteriore, è ancora un aspetto che in realtà non tocca minimamente il segreto. L'unica cosa che Dante ci dice, e la dicono tutti prima di lui e dopo di lui, è che per capire veramente la parte esoterica bisogna trasformare se stessi. Conosci te stesso. Basta, con queste poche parole abbiamo finito tutto l'esoterismo che possa esistere.
l'esoterismo esiste nel momento, in un solo momento, quando noi riusciamo ogni volta che ci troviamo di fronte a un problema a cambiare il nostro punto di vista e abbracciare tutti i punti di vista. Questo è l'esoterismo. Tutto il resto, che il compasso vuol dire una cosa, che la stella di David vuol dire un'altra, siamo ancora in un mondo legato all'apparenza. Quindi il messaggio di Dante, quando ci mette tutti dei personaggi del genere, dice: inizia a fare il tuo viaggio, non leggere il mio viaggio, leggilo, però non lo leggere, vai, inizia a viaggiare, perché il vero viaggio si fa su se stessi, nessuno te la racconta, nessuno ti può inoltrare nelle parti profonde, ma devi essere tu, soltanto tu. Grazie. Don Roberto Carelli, qualche considerazione magari alla luce di queste nuove affermazioni che sono state fatte. Sì, dal nostro punto di vista è demoni e demoniaco si sono sempre materializzati nelle forme dello gnosticismo, e che mette in atto appunto le cose che abbiamo sentito, quello di rendere metaforico il demonio, di farlo vedere un elemento trasformativo, prende sempre due forme, antiche o moderne. Grosso modo però il monismo, dove appunto il male viene in qualche modo riassorbito dal bene come un suo momento interno, gli gnosticismi antichi fino alla filosofia di Hegel e avanti così, no? Oppure le forme invece radicalmente dualiste, il manicheismo, no? Principi contrapposti e magari paritari, il principio del bene e il principio del male. L'insegnamento della dottrina cristiana invece è quello di dire no, demonio, il principio del male, ma è una creatura che è sottomesso ed è indebolito ed è vinto radicalmente, un pochino così, e lo si può vedere poi in tantissime forme. Ecco perché per esempio il demonio cerca di, che noi intendiamo in senso personale, e di apparire o in forme elevate, intellettuali, culturalmente raffinate, oppure al contrario invece come una marionetta da burla, di farsi esagerare nella sua presenza, farsi dimenticare, negare nella sua esistenza, prende tantissime forme, ma fin dall'inizio è stato così. Prendiamo un satanista del nostro tempo tra i nomi più grossi, quindi Aleister Crowley, no? Fa ciò che vuoi, sarà la tua legge, e non c'è altro Dio che l'uomo. Vedete? Le presentazioni che sono state fatte è quello di immanentizzare la figura del bene e del male, appunto come dice questo famoso satanista. D'altra parte, la prima tentazione è raccontata dalla scrittura come suona, infatti, sarete come Dio. E in che modo? Appropriandovi dell'albero, l'albero è simbolicamente il principio della vita o il principio del bene e del male. Si potrebbe documentare a lungo, ma non mi fermo qui. Concludo proprio con quel monito molto solenne presente nella scrittura, Isaia 5:20. Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e le luci in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Invece chiediamo a Khaled Guadalama, da un punto di vista delle dottrine iniziatiche islamiche, il concetto di bene e di male ha una determinazione così netta, una separazione, oppure si può anche pensare che il male possa essere in qualche modo creare una catarsi per uno sviluppo di una fusione e il raggiungimento, quindi, come si è visto forse prima, del bene? C'è un famoso versetto del Corano, gli arabisti, gli islamiti, che recita, li traduco più o meno così, che recita così: chi avrà fatto un atomo di bene, chi avrà fatto un atomo di male, chi avrà fatto un atomo di bene lo vedrà, chi avrà fatto un atomo di male lo vedrà. Perché nella tradizione islamica sunnita, ma anche sciita, c'è così l'idea, la morte di questo viaggio che dura 40 giorni, e al 40° giorno il defunto viene convocato da
da due angeli che si chiamano Minkar e Munkar, e dove fanno le domande, cosa hai fatto nella vita, eccetera, e lì si risponde. Ecco. Però ci sono altri aspetti molto più complessi sul rapporto fra bene e male, su le cose apparenti e le cose non apparenti. Voi lo chiamate esoterismo, ma in Islam direi paradossalmente non esiste l'esoterismo, perché intrinseco la dimensione della takia, del ketman, cioè del nascondimento, del segreto intrinseco alla psicologia, direi, musulmana o alla psicologia orientale, orientale tout court. Cioè, chi ha letto Borges, Borges ha scritto delle pagine sublime su questo, nella Rif, quando parla dei versetti Batin Zahir, cioè dei versetti che hanno un senso apparente, dei versetti nel Corano e non soltanto nel Corano, che hanno un senso nascosto. Compito ovviamente del rito iniziatico oppure della riflessione anche teologico, cioè del tafsir, che nelle scienze islamiche è il commento coranico, di penetrare ciò che non è apparente. Ecco. E poi ci sono gli strumenti che io chiamo sociologicamente gli strumenti di sopravvivenza, come ha detto prima il nostro regista, cioè questa conflittualità che noi, che intrinseca a qualunque tipo di cultura, fa in un certo senso la logica dell'eternità, la logica della storia, del nostro vivere nel mondano, che come si risolve il conflitto. Analizzando la setta e la dottrina degli esiti, è interessante che appare ad esempio in questa figura del primo angelo, ecco, di questo angelo pavone che è metà demonio, metà Dio, che in un certo senso riscatta, ecco, la questione del male, perché passerà 7000 anni nell'inferno, per 7000 anni piangerà e con le lacrime durate più di 7000 anni lui riempirà 7 giare, e con queste 7 giare, ecco, riuscirà a spegnere il fuoco dell'inferno. Ovviamente la metafora del fuoco dell'inferno è la metafora del male che è dentro di noi, dentro la società. Allora le società risolvono attraverso questi strumenti di configurazione religiosa, culturale, eccetera, però rimane in noi, ecco, in un certo senso questa conflittualità tra bene e male, dove la frontiera, esistono in un certo senso dei scivolamenti, e come noi arriviamo a risolvere questo, cioè fra l'apparente e il non apparente. E per questo che probabilmente l'uomo ha inventato la civiltà. Grazie. Aurora Di Stefano ha scritto un libro che è L'altro viaggio, dove adotta una tecnica molto particolare, perché non analizza tutte le cantiche, possiamo parlare direttamente l'autrice, così evito di confondermi e diamo subito la parola a lei per vedere come ha voluto strutturare questo suo libro. Per parlare del libro? Il tuo percorso. Sì. Allora, diciamo anche sulla linea di quello che è stato detto fino ad adesso, credo che sia abbastanza chiaro che non vogliamo sostenere che Lucifero sia bene o sia male, ponendoci in un certo senso in balia delle forze dell'altra parte. Il percorso che io ho cercato di fare all'interno della Divina Commedia ce lo fa mostrare in vari momenti, con vari aspetti, e lo stesso Virgilio, ribellante alla sua legge in realtà, che diventa la guida di Dante, diventa in un certo senso Lucifero che si ribella alla legge di Dio. Questo forse può sembrare un'affermazione un pochino forte, ma in realtà, tornando invece a quello che diceva Giancarlo prima del concetto della montagna, noi ancora una volta questo seme lo andiamo a ritrovare in vari punti della Divina Commedia, come per esempio nel Veglio di Creta, che sta sotto la montagna dal quale si dipartono i quattro fiumi che poi andranno a formare il Cocino. Lo troviamo ancora quando, in un certo senso, questo viaggio della luce all'interno della materia, quando vediamo Ulisse, che io ho interpretato come non un volontario in come un volontario in abbissamento all'interno di un mare che è ancora il mare dell'esistenza. E con ciò mi riallaccio al discorso che faceva Luis a proposito della Maya, perché in realtà nell'iconografia cristiana, se non erro, la Vergine schiaccia la testa del serpente, serpente che a livello esoterico va a rappresentare la conoscenza.
la Vergine schiaccia il serpente, ma il serpente per il Vedanta è in realtà quello che noi crediamo quando abbiamo poca luce essere un serpente, in realtà è una corda ed è quello stesso filo che ci va a riunire con quello che sta, diciamo, sopra, però in realtà sta dappertutto. E così la montagna del Purgatorio, in un certo senso, secondo me, diventa lo stesso manto della Vergine, che è quello che copre quello che sta ancora sotto. E questo non possiamo, io penso, e questa sarebbe una grande presunzione, sarebbe veramente diciamo un distaccarsi dalla luce, pensare che una cosa non possa, possa essere senza l'altra. Nel percorso che ho fatto, ho lasciato per ultimo il 34esimo canto perché ho iniziato a leggere la commedia in una maniera diversa, non avendola studiata a scuola, come sa chi mi conosce, e ho finito col ritornare davanti a Lucifero nel momento in cui tutto è stato visto, perfino la luce più grande, perfino la, diciamo, la, anzi veramente la più grande percezione che si possa avere, che è quello che Dante fin dall'inizio ci dice che non si può trasmettere. E a un certo punto, proprio nelle ultime battute, Dante dice di Lucifero: «El fu si bel come egli ora brutto», e «el fu» io penso che possa riportarci a quel «la luce fu», la luce che è ancora un termine col quale noi mediamo qualche cosa, è qualcosa che è preesistente a quello che noi riusciamo a vedere. E quindi ancora una volta, ovviamente, comunque sia e per vari percorsi, credo che la cosa sostanziale, non abbiamo smesso un attimo di ripeterlo in vari modi, sia quello di conoscere se stessi e andare a ritrovare questa luce che in realtà è nascosta dentro di noi, ma non è questa la fine del viaggio. Prima si conosce le viscere e poi si conosce la luce. Dobbiamo dunque sempre lasciare spazio a ciò che è inesprimibile. È questo che nell'ordine della metafisica pura è ciò che più conta. Sta a voi ora trasformare questi simboli in qualcosa di reale, qualcosa che cambierà voi stessi e il mondo in cui vivete.